GF15, lite shock nella casa, sfiorata la rissa tra due inquilini. L'avventura dei concorrenti all'interno della casa del Grande Fratello è iniziata da pochissimi giorni, ma i malumori ed i nervosismi hanno già preso il sopravvento. Quello che all'inizio sembrava un gruppo di concorrenti apparentemente unito, ora sembra essersi disunito e le discussioni all'interno della casa più spiata d'Italia sembrano ormai all'insegna del giorno. A creare ulteriore scompiglio è stato l'ingresso della nuova inquilina Aida Mizzar, entrata nella casa nel corso della seconda puntata, che è stata già presa di mira dai suoi compagni d'avventura per la sua personalità. Andiamo a scoprire cos'è accaduto nelle ultime ore. Accesissima lite tra Aida Mizzar e Baiedam. Il 25 aprile non è stata una giornata cauta nulla a casa del Grande Fratello. In mattinata, infatti, c'è stata un'accesa discussione che stava per sfociare in rissa. La litigata è stata scaturita per una vaschetta di tiramisù. Aida aveva chiesto al resto del gruppo, posso mangiare adesso il mio? Alla risposta no. Li mangiamo tutti insieme. Aida ha preso dal tavolo la sua per mangiarla in disparte. Baie non ha condiviso il gesto della vulcanica concorrente e l'ha seguita fino alla camera da letto, dove ha tentato di riprendere la vaschetta di gelato dalle mani della sua compagna d'avventura. Aida in quel momento ha detto al ragazzo italo-senegalese, tu sei aggressivo. A quell'affermazione Baie ha risposto, tu ancora non l'hai vista la mia aggressività, io ti attacco al muro. Quando hanno capito che la lite stava degenerando, il resto dei concorrenti hanno invitato i due concorrenti alla calma, separandoli l'uno dall'altra. A dare conforto ad Aida ci ha pesato Alberto, l'unico concorrente che ha restaurato un bel feeling con la nuova arrivata. Il televoto settimanale. Questa settimana al televoto ci sono finiti ben quattro concorrenti, che sono Alberto, Filippo, Lucia Orlando e Patrizia. Uno dei concorrenti in nomination dovrà abbandonare la casa nel corso della prossima puntata, che andrà in onda il 30 aprile in prime time su Canale 5. L'esito del televoto verrà svelato in diretta dalla conduttrice del reality show Barbara D'Urso. Per il momento è tutto, non ci resta che tenervi come sempre informati sull'esperienza in casa dei nuovi concorrenti del Grande Fratello, che in queste prime due settimane si sono resi protagonisti di numerosi scoop e colpi di scena.